Lavoro in corso a Nola, nuova pavimentazione per i marciapiedi di via Vivenzio e via Bate Minichini. Il comune di Angheri prepara la festa alla città, ad ottobre si punta a rilanciare gli spettri al castello. Di castello in castello, sei comuni in rete per la valorizzazione dei beni culturali. Visciano festeggia Santa Maria del Carpinello, ieri sera spettacolo di luci. Aree protette e tutela ambientale, 21 milioni di euro per completare i programmi. Gusti d'estate, il gelato alimento completo, solo se di qualità. Questo è il sommario, adesso una brevissima pausa. Va trovata dalla nostra redazione. Prosegue il programma degli interventi per la riqualificazione della rete stradale a Nola, nuova pavimentazione per i marciapiedi di via Pietro Vivenzio e di via Abate Minichini. Gianni Amodeo. Interventi di riqualificazione dei marciapiedi di via Pietro Vivenzio e di via Abate Minichini per garantirne la migliore fruibilità possibile a Nola. Intervento in corso per un impegno di spesa pari a 110.000 euro disponibili sulla base del mutuo stipulato a suo tempo con la cassa depositi e prestiti. I lavori saranno completati entro 90 giorni. Prevista l'eliminazione dell'asfalto con una speciale pavimentazione, mentre l'impianto di illuminazione pubblica all'incrocio delle due strade sarà rinnovato. Prevista altresì una leggera riduzione dell'area dei marciapiedi con conseguente ampliamento della sede viaria. Nel programma di interventi per migliorare la rete stradale si inserisce la variante di progetto ai lavori di riqualificazione di Via Cimitile già completati, variante che interessa i marciapiedi per la configurazione degli stalli per la sosta auto e quella di Via Cimitile con la rimozione dei cubetti di porfido sostituiti dal manto di asfalto e riutilizzati per la pavimentazione dei marciapiedi è una delle più importanti e super frequentate arterie della città in entrata e in uscita verso la strada statale della 7 bis l'autostrada A16 e l'asse mediano Nola-Villa Literno è il programma che l'amministrazione aveva fatto e che sta cercando di portare al termine, anche se con fatica, nel senso che quando abbiamo fatto le elezioni dal punto di vista economico era un altro mondo. Negli ultimi tre anni, tre anni e mezzo, tutto sappiamo, tutti sappiamo in Italia che cosa è successo. Basti pensare che ad oggi il, lo Stato non ha trasferito ai comuni ancora un solo euro. Si immagini che eh, quattro anni fa, cinque anni fa di questi tempi un comune come il comune di Nola aveva avuto dallo Stato trasferimenti già per 4-5 milioni di euro. Non sappiamo d'altra parte il comune, eh, cioè lo Stato, quando manderà, trasferirà queste somme e eh, l'ammontare di queste somme non si sa qual è, quindi veramente si naviga a vista. Ciò nonostante noi stiamo cercando di portare a termine il nostro programma che era eh, quello appunto di vedere, di riqualificare il centro di Nola e poi via via le altre strade. Stiamo facendo con via di Cimitile dove eh, fra breve i lavori continueranno con la seconda parte eh, lì dopo la rotonda, deve essere completato anche il manto d'asfalto. E abbiamo cominciato anche i lavori eh, di rifacimento dei marciapiedi e di sostituzione eh, della ehm, rete elettrica e quindi anche dei pali della luce che verranno eh, sostituiti con pali così come eh, sono a via Cimitile. Eh, questi lavori eh, termineranno. A breve termine. Abbiamo bandito la gara per il rifacimento dei marciapiedi di via San Paolo Bersito. Mi pare che eh, la gara che è stata indetta a metà giugno eh, scadrà intorno al 20 agosto. Quindi eh, penso che verso fine di set, metà settembre, fine settembre, cominceranno anche i lavori di via San Paolo Bersito ed è stata. E, mh, sarà indetta nei prossimi due o tre giorni dalla stazione appaltante, perché eh, le carte già sono tutte presso la stazione appaltante, eh, anche la gara per il rifacimento e la riqualificazione dei marciapiedi eh, di eh, via San Massimo. Eh, quindi eh, veramente eh, stiamo portando avanti tanti lavori oltre a quelli già fatti. Che cercheranno piano piano di cambiare il volto della nostra città e di migliorarlo in maniera tale da migliorare anche la qualità della vita. Ha deciso di togliersi la vita a soli 17 anni impiccandosi nella casa dei nonni in Viale Trieste a Pagani. La tragedia si è consumata intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto sono giunti i caschi bianchi e i militari della locale Tenenza, secondo quanto riferito dagli inquirenti. A spingere il ragazzo a compiere il gesto estremo sembrerebbero esserci stati problemi di natura sentimentale. Due progetti per rilanciare gli spettri del castello e la storia medievale di Angri. Il comune aspetta un pubblico finanziamento per preparare un ottobre di festa alla città. Il Comune di Angri guarda avanti e propone la realizzazione di un evento che sintetizzi in due giorni il passato, la storia, le tradizioni della città utilizzando il teatro naturale del Palazzo Doria. Il castello ospiterà nel mese di ottobre la terza edizione di Spettri al Castello, giornate medievali, la vita al castello. E per conseguire questo ambizioso obiettivo, la giunta Mauri ha deliberato due proposte progettuali inviate alla Regione Campania e all'Assessorato al Turismo per richiedere finanziamenti attraverso la partecipazione al bando per la formazione del programma regionale di eventi culturali. Due progetti dalla diversa valenza economica pur prevedendo due giorni di manifestazione. La delibera 207 dell'11 luglio prevede oltre alla manifestazione anche interventi di manutenzione del Castello d'Olia per un importo di 100.000 euro. La domanda nasce spontanea. Se tre anni fa l'amministrazione ha ricevuto in uso una struttura completamente ristrutturata, Vuol dire che in tre anni sono stati prodotti danni per 100.000 euro? E i fitti della struttura hanno permesso di recuperare quanto necessario per i danni accertati? Nell'istanza di finanziamento alla voce conferenza di presentazione sono inseriti costi per 15.500 euro, di cui 15.000 ai 10 relatori tra politici che intervengono a pagamento, tecnici, professori ed esperti in materia a costo di 1.500 euro cada uno, Spesa che nella seconda delibera, la 208 dell'11 luglio, con un'istanza di finanziamento di 89.000 euro, vede scendere a 10.000 euro il compenso per la stessa conferenza e lo stesso numero di relatori. Così come per la realizzazione del sito web con costi di 7.000 euro nel primo progetto e di 3.000 euro nel secondo. Differenze incomprensibili. Ma arriviamo alla realizzazione dell'evento con il compenso degli artisti. Nella delibera 207 sono 26 i gruppi inseriti nella lista dei probabili partecipanti, tra i quali i borghi di Angri, a esclusione di Piazza Castello, con un compenso singolo di 4.000 euro, mentre nella delibera 208 gli stessi borghi parteciperanno alla Due giorni con un compenso di 2.000 euro. Stessa valutazione anche per alcuni gruppi i cui compensi risultano differenti e in qualche caso raddoppiati. Previsto infine un comitato tecnico storico composto da quattro membri, tra cui l'assessore Giuseppe Mascolo, il professor Gianni Vitolo, la professoressa Filomeno Feiella e un'altra personalità da individuare. Per loro, previsto un compenso di 1.000 euro al testa, assessore compreso. Il Comune ha previsto una partecipazione economica diretta variante tra 15.000 e 20.000 euro, con tanto di gemellaggio a Milton, in Canada, grazie all'interessamento di una famiglia anglese emigrata. In attesa che il finanziamento arrivi e che gli spettri e le giornate medievali ritornino a popolare il castello, bisogna fare qualche osservazione. Ricordiamo che l'amministrazione Mauri ha impedito lo svolgimento del palio storico, manifestazione medievale che da sempre ha rappresentato la rievocazione dei fatti storici del 1421. E fa male vedere i borghi amici dei cavalieri di San Giuda condividere un progetto che punta a sostituire il palio nella sua finalità storica e rievocativa. Proprio con chi ha detto no alla manifestazione per il secondo anno consecutivo. Per i soldi non si possono mettere da parte anni di lavoro e di coerenza. Il Comune ha assunto una posizione dominante, annullando il palio, per creare una manifestazione gemella, attingendo a finanziamenti pubblici attraverso un progetto che si rifà in toto alla manifestazione Angri Tra Fede e Storia, realizzata fino a due anni fa per tre giorni e a costi contenuti, con programma e artisti molto simili. Ancora due arresti a carico di esponenti del clan Belforte, ad eseguirli i carabinieri di Caserta, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di due indagati ritenuti responsabili di reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. I due esponenti del clan camorristico dei Belforte di Marcianise sono accusati di aver estorto ad un piccolo imprenditore di Caserta somme di denaro a titolo di offerta destinate alle famiglie degli affiliati al clan detenuti. Gli arresti di oggi seguono gli altri cinque provvedimenti restrittivi effettuati nella giornata di ieri. È stato messo a punto il progetto di partecipazione al bando della Regione Campania per la valorizzazione dei beni culturali. All'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Cicciano partecipano Acerra, Ente Capofila, Avella, Casamarciano, Roccarainola, Sirignano e Cicciano. Vediamo. Sei comuni associati per valorizzare il patrimonio dei beni culturali dei territori sull'asse Acerra-Avella. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Cicciano con Acerra ente capofila è incentrata sulla riscoperta dei castelli e delle loro testimonianze che rappresentano pagine di storia costitutive dell'identità delle comunità cittadine. L'attuazione del progetto presentato nel rispetto dei canoni del bando diffuso dalla Regione Campania e alla luce del protocollo firmato dai sindaci di Acerra, Cicciano, Casamarciano, Roccarainola, Sirignano e Davella vale 350.000 euro. Elemento caratterizzante del progetto è il corteo itinerante con costumi d'epoca e strettamente rappresentativo della storia dei castelli e quelli di Acerra e di Avella sono di origini longobarde con successivi interventi di riassetto attraverso le età storiche. Il primo è in buon stato, mentre per il castello fortezza avellano, dopo i recuperi delle torrette e del mastio è recente il ripristino della cavallerizza ed è prossima la dotazione dell'impianto illuminotecnico. Il corteo itinerante, ad iniziare da gennaio 2014, con periodiche e cadenze, attraverserà Acerra, Casemarciano, Roccaraino, La Sirignano, Avella, per concludersi a Cicciano in coincidenza con il rinomato Palio dei Quartieri a maggio. Questa mattina i carabinieri della compagnia di Eboli, diretta dal capitano Alessandro Cisternino, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento emessa dalla tribunale di Salerno a carico di due giovani pregiudicati, il 21enne HBA e il 24enne EDB, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari. I due erano in regime di detenzione nelle rispettive abitazioni, arrestati il 12 aprile scorso dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Eboli per essere gravemente ferito per futili motivi un loro coetaneo vicino ad un noto esercizio pubblico. Le segnalazioni al Tribunale dei Militari del Nucleo Operativo e il Radio Mobile hanno determinato l'aggravamento della misura restrittiva e sono state inoltrate, dopo la denuncia della vittima, insieme ai propri congiunti, di ripetute menacce attraverso il social network Facebook da parte dei due. Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Salerno. A Visciano in corso i festeggiamenti in onore di Santa Maria Consolatrice del Carpinello ieri sera a spettacolo di luci con l'accensione delle luminarie. Visciano festeggia Santa Maria Consolatrice del Carpinello, 14 giorni di festeggiamenti per la comunità montana stretta intorno alla Cittadella della Carità. Il programma religioso si intreccia con quello civile che ha proposto l'accensione delle luminarie, uno spettacolo di luci al ritmo dei suoni che la ditta De di Cagna di Lecce ha offerto alla comunità. Festeggiamenti civili che si concluderanno con il concerto di Pino Daniele programmato per il 25 luglio. Ma la parte religiosa deve prevalere, la preghiera che la comunità eleva al Signore serve a rendere la festa sempre più espressione di un rinnovamento di vita nell'amore di Dio e nel servizio generoso ai fratelli più bisognosi. È una creazione un po' fantasiosa per coprire le piazze, per dare quel tocco in, in più rispetto alle normali e tradizionali spalliere, gallerie e per dare qualcosa di diverso proponiamo queste accensioni musicali e anche piromusicali. E quindi stasera ho guardato qui la piazza erano tutti col naso all'insù e quindi e per noi è il divertimento più, più grande vedere la gente col naso all'insù I carabinieri della compagnia di Eboli hanno arrestato l'uomo che lo scorso mese di maggio sparò una fucilata contro il suo confinante procurandogli ferite al capo e al torace il colpo di fucile venne esploso da una persona nascosta all'interno di una baracca nel fondo agricolo il cui il ferito si era addentrato per recuperare parte della sua gregge le successive indagini svolte dal nucleo operativo e della stazione dei carabinieri di campagna hanno consentito di aver ricostruito il fatto per identificare poi il responsabile e di arrestarlo su disposizione della procura salernitana. Nel corso dell'operazione sono stati sottoposti a sequestro tre fucili calibro 12-70, cartucce del medesimo calibro, tutto regolarmente detenuto dall'autore del reato. E sono opere di particolare importanza per la tutela ambientale dei territori. Si potranno completare grazie a 21 milioni di euro che la giunta della Regione Campania ha sbloccato per renderli subito spendibili. Gianni Amodello. Sono finanziamenti recuperati per il POR 2007-2013, destinati al POR del precedente settennio. Finanziamenti pari a 21 milioni di euro che la giunta di Palazzo Santa Lucia ha rimesso nel circuito della spendibilità. Un importante atto politico-amministrativo che permetterà non solo di completare 40 opere di rilevante interesse per la tutela e la salvaguardia ambientale avviate nei territori dei comuni della Campania, ma permetterà anche di saldare i pagamenti per 97 interventi attuati in via definitiva dagli enti di parco e dalle amministrazioni locali. La disponibilità di così notevoli risorse rappresenta una decisa svolta per le politiche gestionali delle aree protette, un valore in assoluto per la Campania con i suoi sette parchi regionali e i due parchi nazionali. Gli interventi che si potranno attuare erano restati incompleti nel settennio 2000-2006 e non ultimati alla scadenza ultima di rendicontazione del 2009. Nel prospetto delle opere figurano in larga parte i comuni che rientrano negli ambiti dei parchi nazionali del Vesuvio e del Cilento Vallo di Diano. Di primaria rilevanza assomma Vesuviana è il programma degli interventi per il recupero ambientale e paesaggistico di Santa Maria delle Grazie a Castello, con la salvaguardia della biodiversità e la sistemazione della sentieristica. Il valore dei lavori da eseguire si aggira su un milione di euro. Prevista la riqualificazione del centro storico di Sessa Ourunca, la valorizzazione del centro archeologico di Laureti, e si realizzerà il centro di polizia forestale nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, in uno con il Centro per gli studi e le ricerche sulla biodiversità. L'estate porta al consumo di gelato, l'alimento che appassiona intere famiglie e che sostituisce anche un pasto. Attenzione però che si tratti di gelato di qualità che non può essere venduto a basso costo. Vediamo: Bella stagione, tempo di gelato, tempo di bontà semplice e genuina che alimenta il gusto di una calda estate. Il gelato non è soltanto un vizio di golosità, ma rappresenta un alimento completo. Ma attenzione, non tutti i gelati sono uguali. E spesso dietro un prezzo conveniente si nasconde la presenza di acqua e zucchero che tende a coprire la bassa qualità dei prodotti usati. Il gelato accompagna da sempre la nostra estate e scegliere gelati di qualità garantisce il nutrimento giusto per i nostri figli, primi consumatori di coni multicolori. Siamo nel pieno della bella stagione e non c'è niente di meglio che gustare un buon gelato che in molti casi riesce anche a sostituire un pasto. Sì, il gelato è un alimento completo. Può sostituire un pasto a seconda dei, dei, dei gelati elaborati. Se, se tu fai un connubio con un gelato tecnico, ad esempio, e con un gelato elaborato al parmigiano, con un buon gelato alla frutta, fai fatto un frutto, un primo piatto e un contorno. Qual è la differenza tra un gelato e un buon gelato? La differenza tra un buon gelato e un buon gelato è la selezione delle materie prime. E poi la maestria dell'artigiano. Perché quando pure fai insegnamento a specchio, le stesse ricette, le stesse macchine si ottengono due, due risultati diversi. Poi con, con gli anni di esperienza uno può ottenere qualcosa in più. Anni di esperienza che l'hanno indotta insomma, a coniugare gusti eh, tradizionali a eh, diciamo, delle vere e proprie eh, innovazioni. Sì, innovazioni vere e proprie no, perché quelle sono dei, degli elaborati classici del momento e gli elaborati noi intendiamo quando intendiamo fare un gusto merende, un gusto, un gusto di torta, una foresta nera una zucchero torta, una fetta al latte, sono elaborati, però si possono trasformare in qualsiasi parte della nazione. E con questo servizio è tutto, il telegiornale termina qui, la redazione di Video Nola, auguro a tutti voi un felice fine settimana, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti, qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi, dal classico al moderno delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Amore, se... Tufano Arredamenti, piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo, un televisore LCD-32 pollici in omaggio.